Grebennik, allora la tua Francia comunque vola agli ottavi di finale da prima della classe, non è stato un inizio facile, però insomma alla fine ci siete, dai. No, è mai facile, però abbiamo fatto quello che volevamo, 3 vittorie su 3, abbiamo conquistato queste 3 vittorie, è stato molto difficile, però siamo contenti e continuiamo il nostro cammino. Cosa ti aspetti da questo mondiale? La Francia ci arriva da campione olimpico, ci arriva da squadra che ha vinto la WNL, molte attenzioni su di voi. Sì, ma ci arriva anche di una sconfitta al campionato europeo contro la Repubblica Ceca, quindi dobbiamo stare attenti, concentrati, abbiamo sempre questa voglia di fare bene sul campo, però la cosa che vogliamo è non pensare troppo al risultato, dare il massimo e dopo vediamo, però sappiamo le nostre forze, dobbiamo usare per vincere. La formula ne abbiamo parlato tutti, è un po' quella che è. Quali sono gli avversari che puntano alla vittoria di questo mondiale? Penso che ci sono tantissimi, soprattutto che dipende tanto del momento, di beccare la settimana giusta dove si gioca bene. Penso che c'è il Brasile, Serbia, Brasile, Stati Uniti, Polonia, Italia, Slovenia e noi. Quindi tanti, tanti che possono vincere questo mondiale, ma è molto bello, è meglio così. Senti, la pallavolo è cambiata tanto, si è passato dal periodo in cui c'erano i cicli, no? Vinceva sempre il Brasile, vinceva sempre l'Italia, adesso ogni manifestazione, ogni squadra può dire la sua, ci sono almeno 5-6 squadre a livello mondiale che possono dire la sua e se beccano, come dici tu, la settimana giusta vincono. Cos'è cambiato? Esattamente, è cambiato che non si sa mai chi vince, è vero che tanti anni fa era sempre il Brasile o sempre l'Italia, però adesso non si sa perché il livello è molto alto e, come dicevo, becchiamo il momento giusto e si vince, però è molto difficile beccarlo perché a ogni momento c'è qualcosa, si gioca a pochi dettagli, quindi è difficile. Gianni, ti faccio un'altra domanda che esula dal mondiale, le tue giocate, le tue difese spettacolari al campionato italiano mancano, come stai vivendo mentalmente però la situazione di giocare in Russia in questo momento difficile? È vero che è difficile, però io ho ancora 2 anni di contratto lì, quindi continuo il mio cammino lì e dopo vedremo, però è un'altra pallavolo, è molto diverso, però con la guerra è anche molto tutto diverso.